tema della cena, per una Gaia educazione sessuale. Allora, è quel per che mi è sembrato gentile. A introduzione ha un fine, l'educazione alla sessualità, che è qualcosa, secondo me, di smisurato, perché all'interno del contesto delle istituzioni scolastiche è veramente così sacrificato. Eppure continuo a pensare che il senso stesso dell'educazione passi attraverso questo tema che tu stasera ci vuoi proporre, cioè il tema di un discorso educativo sulla sessualità. E anzi, vorrei che tu portassi avanti questa provocazione soprattutto a partire dal titolo principale di un elogio al plurale delle volontà. E quindi lascio a te di provocarci questa sera. Introdurvi al tema. Una volta tanto voglio usare la quarta ricopertina che scrivono sempre gli autori, ma in questo caso o non me ne ricordo o mi sembra di non averla scritta io. Ve la leggo. Un testo sull'educazione sessuale che mira a liberare il campo dall'ingombro massiccio delle preoccupazioni che millenni di cultura ascetistica hanno accumulato su questo argomento e sull'esperienza profondamente vitale che vi è legata. Una Gaia educazione sessuale è un elogio del piacere, una spinta a dotare la vita sessuale di ricchezza fisica quanto di cultura simbolica. Il sesso è cosa buona e giusta e occorre preparare i cuccioli d'uomo a goderlo al meglio delle loro possibilità, senza dimenticare che esso è un'esperienza tutt'altro che naturale, che secoli e secoli di cultura hanno trasformato, talora deviato, talora censurato, ma anche molto arricchito, variato e sfumato. Di tutto ciò si tratta di fornire consapevolezza, una consapevolezza che non può essere ridotta al meccanicismo igienico-sanitario di tanta pseudo-istruzione sessuale e neppure alla un po' eufemistica e rassicurante educazione dei sentimenti. Si tratta invece di assumere questa straordinaria materia nella sua pienezza psicofisica, sensibilizzando il corpo e coltivando la mente. Io potrei anche fermarmi qua. No, chiaro. Però, visto che non l'avete letto, cercherò di darvi qualche elemento in più. Beh, innanzitutto una questione. Non è ovvio questo discorso sull'educazione sessuale, e non solo perché ci sia una parte retriva del mondo, del nostro mondo culturale, del nostro mondo religioso, del nostro mondo civile, che comunque resta riottoso rispetto a questa materia su un piano morale, ma anche per un altro motivo. In realtà c'è una cospicua parte del mondo intellettuale, anche molto sofisticato, che in realtà ha sempre visto l'educazione sessuale come una cosa piuttosto, diciamo, negativa. Nel senso che una parte della cultura, il mondo sessuale, è piuttosto sofisticata, un po' di tradizione romantica, un po' di tradizione decadente, un po' di tradizione simbolista, eccetera. La sessualità ha qualcosa di esoterico che in una certa misura deve essere preservato o comunque deve in qualche modo essere una sorta di dimensione iniziatica. Per cui la popolarizzazione della sessualità o di una cultura della sessualità è una cosa vista di malocchio. Cercare in qualche modo di democratizzare il discorso sulla sessualità è una cosa poco appropriata. Però questo libro, gli obiettivi sono diversi, cioè battersi perché la sessualità non sia più qualcosa cui si può credere di avere amministrato una sorta di elaborazione preoccupandosi semplicemente di acclimatare i ragazzi a un po' di idraulica applicata, né con un approccio di tipo medico-psicologico-psichiatrico, che comunque continua ad andare per la maggiore, nei pochi casi almeno in Italia, di educazione sessuale, sempre, diciamo così, arbitrati soggettivamente dalle scuole. Io trovo che sia un tipo di approccio che ha come effetto soprattutto quello di allarmare sulla materia sessuale e di fatto di diffondere una sorta di terrorismo psicologico. Ma sempre questo sguardo un po' arcigno, che un certo tipo di mondo adulto riversa sulla sessualità, cogliendone, secondo me, più le ombre che le luci. Ora, invece, l'obiettivo di questo libro è di dire, ragazze, bambini e bambini se potessero leggere, la sessualità è una cosa bella, ovviamente è qualcosa che può condurci anche in delle zone oscure, nessuno lo nasconde,
persino la cultura che vi danno a scuola può portare in zona scura, ma certamente la sessualità lo può fare, ma in prima battuta è una cosa meravigliosa, è una cosa a cui avete diritto, anzi più che diritto, è qualcosa che va disboscata di tutta la gramigna che vi è stata, per così dire, disseminata nei secoli e che ancora oggi fa sì che una larga porzione di persone viva la sessualità in maniera molto complicata. Ancora oggi fa sì che una larga porzione della popolazione femminile abbia difficoltà a entrare in contatto con la propria parte genitale, a considerare la masturbazione una cosa sacrosanta, a poterla esprimere, a poter esprimere i propri desideri. Parlo di questo aspetto. Poi se volessimo guardare al lato maschile ci sarebbero problemi di altra natura, dettati comunque dal contesto, eccetera. Mentre invece noi dobbiamo disboscare tutto questo fluire di paure, di angosce che provengono appunto da un radicamento più che secolare del problema che riguarda il corpo innanzitutto, ma poi la sessualità insieme, e rivendicare il diritto ad una sessualità libera, giocosa, aperta, plurale, molteplice, ma soprattutto arricchita da una sua specifica cultura. Perché la sessualità non è una cosa per noi umani naturale, se non in una porzione secondo me estremamente piccola, non è un fatto istintivo, è qualcosa che è profondamente intrecciato con la cultura, con il nostro immaginario, con le tradizioni morali, con i nostri valori, con le religioni che seguiamo, ma soprattutto con una cultura che ha coltivato l'arte della sessualità. Cioè, la sessualità non è qualcosa che sia riducibile in nessun modo all'atto sessuale in senso stretto. La sessualità è qualcosa che sconfina continuamente, come ho cercato di mostrare nella parte centrale del libro, in tutta una serie di accorgimenti, se vogliamo di rituali o di giochi, ma anche semplicemente di competenze, possiamo usare anche questo termine, che riguardano l'arte dell'abbigliamento, per esempio, la cosmesi, che riguardano i giochi d'amore, che riguardano la scenografia, che riguardano i profumi, che riguardano, insomma, un insieme di elementi che fanno dell'atto d'amore non semplicemente una copula, nel senso stretto del termine, ma un grande gioco, all'interno del quale poi, secondo me, in un'educazione sessuale dovrebbe essere compreso anche l'attraversamento, la degustazione di cose che a noi sono state totalmente espropriate e che riguardano per esempio la grande tradizione della letteratura erotica. C'è una letteratura erotica sterminata che non è assolutamente diffusa nel mondo dei giovani, dei ragazzi, nell'età in cui potrebbe contribuire ad arricchire il loro immaginario invece di appiattirsi evidentemente su quelle poche fonti. Adesso ne hanno un po' più di quanto ne avessimo noi, ma comunque sono abbastanza povere che hanno ancora, per non parlare della cultura, dell'arte, del cinema, del teatro. Voglio dire, c'è una grande cultura simbolica che simboleggia, cioè manifesta in maniera creativa ed in maniera interrogante il mondo dell'amore e della sessualità, ma della sessualità anche in specifico. E per concludere questo primo intervento di introduzione, ho poi dedicato una parte del volume a dei suggerimenti a coloro che intraprendono l'idea di fare dell'educazione sessuale per bambini e per ragazzi, al centro dei quali, ovviamente, c'è la cultura del corpo, ma non di un corpo atletico, non di un corpo performante, non di un corpo, come dire, neanche di un corpo meditativo, di un corpo sessuale. Quindi, che cosa vuol dire questo secondo me? Che tutti noi saremmo stati, secondo me, meglio se fin da piccoli ci avessero abituato a avere contatto con i corpi degli altri in un'infinità di possibili attività. Ce ne sono tante che riguardano anche proprio, diciamo, il contatto corporeo in senso stretto con un primo attivarsi della sensibilità sessuale, al di là di ogni giudizio. I bambini notoriamente, finché non li si sabota con prescrizioni, giudizi e valutazioni, non hanno questo tipo di problema perché possono giocare, fare giochi di corporei in cui piano piano si sbarazzano
da molti dei tabù che purtroppo invece riguardano la propria esposizione corporea, l'essere guardati, il guardare gli altri, la dignità del proprio corpo, tutti gli altri elementi affini che fanno parte comunque delle nostre parti, diciamo, meno scoperte. E questo vale anche per gli adolescenti, dove è ancora più critica la situazione. Noi oggi abbiamo adolescenti che hanno enormi problemi di esposizione agli altri, di noi stessi, sappiamo bene da dove veniamo, tutti quanti abbiamo avuto i problemi di questa natura, in gran parte legati al fatto che il nostro corpo è stato profondamente censurato, mai messo nelle condizioni di esprimersi da questo punto di vista, e ne aveva un bisogno folle, secondo me. Insomma, mi sembrava importante rivendicare la possibilità di un diritto al piacere, chiamerei così in maniera molto schematica, un po' semplice, però secondo me sensata, un diritto al piacere a cui fin da piccoli tutti gli esseri umani dovrebbero essere formati, e poi naturalmente piano piano coniugandole con le problematiche che ci sono, perché nessuno si nasconde che la sessualità sia un continente complicato, però è anche, come dire, il mondo di piaceri potenziali che tutti noi gratuitamente abbiamo a disposizione per la nostra sessualità individuale, personale, privata, e credo che su tutto questo bisogna aprire un ragionamento. Poi il volumetto è costruito come un soggiorno in una serie di luoghi che vanno verso il centro di un'alcova, diciamo. Quindi i capitoli sono intitolati con i nomi latini, così tanto per dare un po' di paludamento alla questione: l'atrium, lo spolium, l'alcova, le terme, l'andron, l'exitus, il viridarium. Alla fine mi sono anche permesso di, nel viridarium, cioè nel giardino esterno a questa villa un po' dei piaceri, di raccogliere alcuni testi tratti appunto dalla letteratura erotica, poco conosciuti, e di metterli un po' come fiori, perché credo che noi tutti siamo piuttosto digiuni da tanta bellezza che c'è nella letteratura e che invece può veramente nutrire di più il nostro immaginario in materia.